È stato un palio marinaro da record sotto tutti gli aspetti, quello che si è svolto il giorno di Ferragosto nello stadio del Turchese di Porto Santo Stefano. Una 76esima edizione che ha dimostrato la crescita della manifestazione sia dal punto di vista del pubblico presente che per quello che riguarda gli ascolti televisivi. Le immagini della Costa d'Argento hanno fatto il giro del mondo grazie ai due canali digitali terrestri Arezzo TV e Di Lucca e soprattutto delle due dirette streaming satellitari. Sorpresa anche sotto il profilo del risultato sportivo, ha trionfato il Rione della Pilarella, spezzando così l'egemonia della Fortezza, vincitore negli ultimi 5 anni, che ha visto sfumare il sogno della seconda Coppa d'Oro consecutiva. Terzi la Croce, ultimo il Rione del Valle. Per la Pilarella, che non vinceva dal 2010, è la 24esima vittoria ed è sul primo scalino del podio della classifica dei quattro rioni. Sì, ha doppia soddisfazione perché comunque fermare un equipaggio come la Fortezza, in più voleva battere insomma il record di 6 pali consecutivi con la vittoria della seconda Coppa d'Oro, c'è ancora più soddisfazione. È stata non tanto dura oggi quanto l'anno di lavoro, perché comunque è veramente 365 giorni di duro lavoro, di palestra, di acqua con il guzzo, quindi è il giusto premio per quello che poi abbiamo dato durante l'anno. Grande soddisfazione per tutta l'amministrazione comunale, a cominciare dal sindaco Arturo Cerulli e dal vice sindaco Priscilla Schiano per lo svolgimento della manifestazione. È stato un bellissimo palio, veramente un palio che ci ha fatto sospirare, per cui quei pali che insomma la vittoria non è scontata e quindi hanno dimostrato di essere tutti all'altezza. Certo che ovviamente avremmo comunque ottenuto un primato che ovviamente la Fortezza, non ottenendola, ha lasciato un po' così di amaro in bocca nei suoi tifosi. La macchina del palio ha funzionato benissimo. Per Arturo Cerulli è l'ultimo palio da primo cittadino ed anche il più impegnativo sotto il profilo della sicurezza. Per la bellezza stessa del palio, il palio deve essere molto sicuro. Se vogliamo mantenere questa tradizione è importante garantirne proprio la safety, quindi ci siamo adoperati tantissimo affinché non succedesse niente, affinché i rischi fossero messi al minimo. I rischi ci sono sempre, però noi abbiamo cercato il possibile per renderlo sicuro. Il prossimo anno me lo godrò da tifoso, con pantaloncini corti e maglietta del Valle, perché poi finalmente potrò dire che sono del Valle. Il Valle anche quest'anno è arrivato ultimo, ma non importa. Anche lì quei ragazzi hanno fatto una bella gara, tra l'altro c'era anche mio figlio che correva. E viva il Valle, viva il Palio, viva l'Argentario. Grande soddisfazione anche da parte del delegato del Palio, Alessandro Roncolini. Tutti hanno sottolineato l'incredibile salto in avanti della manifestazione negli ultimi 5 anni e da domani si comincia a lavorare per l'edizione numero 77. Ovviamente già al lavoro per l'edizione numero 77. Onore al merito ai vincitori, alla Pilarella, onore al merito a tutti e quattro gli equipaggi, a tutti gli altri 3 equipaggi che hanno onorato la grandissima la gara, vittoria meritata, questo è il palio, ci piace, queste sono le emozioni, il palio sicuramente rivive un'area diversa, un'atmosfera diversa, perché meritatamente la Pilarella è riuscita a togliere questo ipotetico super record che era in procinto di fare la Fortezza. Vanno a tutti i miei complimenti, sia alle dirigenze che agli equipaggi, e spero che il prossimo anno, insomma, io non so se sarò delegato, credo di no, perché il mio mandato finisce qua, 5 anni belli, faticosi, duri, qualcosa si può sbagliare, però abbiamo fatto molto e l'abbiamo fatto crescere molto il palio.